Ciao a tutti, non ci vedremo per un po' di tempo in TV e su YouTube a causa dell'emergenza del coronavirus. Per questo oggi siete ospiti qui in casa mia insieme a mia moglie Anis Ciao a tutti. e vedremo insieme alcuni consigli ed esercizi per prevenire e trattare il mal di schiena durante la quarantena. Stando tutto il giorno in quarantena, passeremo ore e ore e ore sul divano. Vediamo allora cosa non fare quando stiamo sul nostro divano. Questa è assolutamente la posizione da evitare. Questo infossamento, infatti, crea un blocco totale della nostra colonna lombare e nel momento di doverci rialzare ci troviamo con forti dolori o completamente bloccati in stile colpo della strega. E riuscendo anche, vedete, a rimetterci in piedi, rimaniamo con questa postura algica, quindi che dà dolore, probabilmente anche causando ernie e protusioni, perché ricordiamoci che le discopatie hanno sempre causa posizionale, quindi dovuta nella maggior parte dei casi proprio al divano. Allora, la prima cosa da fare è quella di levare i nostri cuscini da dietro lo schienale. Così almeno possiamo liberare lo spazio e, vedete, contattare schiena e schienale. Questa è la prima regola. La seconda, fondamentale, utilizzare un puff. Eccolo qui, un poggiapiedi. Io di solito utilizzo anche un cuscino, così alzo un pochino e do spessore. Gli altri cuscini li posizioniamo come schienale alto. Adesso vedremo perché. Mi inserisco bene dietro, contatto con lo schienale, gambe poggiate sopra al nostro puff, mantenendo 90 gradi di anca e 90 gradi quindi di colonna. Questo è importantissimo. Dopodiché, questi cuscini li posso utilizzare per la mia cervicale, vedete come mi rilassa completamente il collo, e posso quindi guardare ore e ore di film, oppure giocare con le varie console o leggere un bel libro. Questa è la posizione che non darà nessun tipo di dolore. Tra selfie e riprese improbabili siamo riusciti a mandarvi questo video. Speriamo vi possa essere utile e vi possa fare compagnia. Un saluto a tutta TV 2000 dal dottor Benedetti ed Annis. Grazie. Ciao a tutti!